Cari amici di Labbroiosi, si aggiungono altre persone, anche la cameriera. Spostiamo divano, possiamo spostare il divano, che dici Michele? Allora ragazzi, siamo alla fine di questa commedia meravigliosa, complimenti alla compagnia di Mattatori. Siamo in compagnia di sei, perché a quest'ora... Allora, partiamo con le presentazioni. Stefania. Gregorio. Valeriano. Lino. Felicia. Colomba. Allora ragazzi, una alla volta, le impressioni dopo questi primi tre giorni di commedia. Beh, noi speriamo di essere riusciti ad arrivare alla gente, di aver fatto divertire e anche di aver fatto commuovere, e penso che ci siamo riusciti alla grande, almeno lo speriamo. Cioè, non possono essere altro che positive le nostre sensazioni, cioè è andata bene tutti e tre giorni, anzi stasera più delle altre volte, quindi... Beh, è la prima volta che lavoro artisticamente con Thomas e devo ammettere che è una persona che si impegna molto, molto dinamica. Se mi permetti di dire una cosa, sempre a riguardo suo, che chi vola alto può cadere, è vero, ma chi vola basso, credetemi, è già caduto. Benissimo, vai Lino, vai. Che no, era l'impressione. Io volevo dire una cosa, qualsiasi cosa, noi siamo stati bravissimi, però dobbiamo ringraziare i ragazzi, il nostro regista che ci ha sopportati, noi abbiamo sopportato lui e lui ha sopportato noi, perché ci ha portati a questo regime. Grazie a Thomas Mugnano, ragazzi. Grazie. Beh, sono stati tre giorni pieni di emozioni e speriamo di essere arrivati comunque alla gente con il messaggio importante che abbiamo voluto trasmettere. E un saluto e un ringraziamento grande comunque al nostro regista Thomas, che ci ha fatto diventare così bravi, e speriamo di essere piaciuti a tutti. Per me è la prima esperienza, e tutto questo io l'ho realizzato un sogno, grazie a Thomas, grazie a lui, ma grazie soprattutto al nostro pubblico, come avete visto è numerosissimo, e quindi grazie a tutti quanti per essere venuti. Grazie a voi ragazzi per averci regalato questo spettacolo meraviglioso. Ciao da labbrosi.it. Ciao, alla prossima.